Salve, abbiamo una lettera preziosissima che il Papa ci ha consegnato nell'anno di San Giuseppe, il 150° anniversario della sua proclamazione a patrono della Chiesa Universale. E allora vi ho voluto portare giù nella nostra sacrestia di San Simplicio, perché in questa occasione ho voluto inserire naturalmente un piccolissimo affresco che non è l'autentico, no? Perché l'autentico risiede nella curia esposto nel Museo Diocesano di Brescia. Giuseppe Bottani fece questo olio su tela, è un pittore settecentesco e rappresenta questo il sogno di San Giuseppe, un pittore settecentesco con la carriera tipica, sapete, quando vanno a studiare a Firenze, entrano in una scuola, poi si reca a Roma, perfeziona, tant'è vero che una parata d'altare di Sant'Andrea della Valle è proprio del Bottani. Poi avete anche una pala d'altare che fu fatta per il Milanese, custodita presso l'Accademia di Brera. Quindi, sapete, noi abbiamo dei nomi altisonanti, ma anche degli uomini molto preparati e grandi pittori. Maria Teresa d'Austria lo riconobbe pittore dell'impero, gli diede scuola. Quindi è un grande, pur essendo tra quelli meno conosciuti. Dire minore è sempre un errore, perché è dare una definizione di merito, che è meno conosciuto, perché è tutt'altro che minore, secondo me. E si vede bene che la scuola è perfetta. Ciò detto, qui abbiamo una cosa che ha interpretato nel mio cuore, molto la lettera papale, perché questi giorni, a partire da oggi, siamo in venerazione speciale di San Giuseppe, perché è il giorno poi speciale della sua considerazione, sarà il 19 di questo mese, quindi nel cuore della Quaresima, e in piena espressione del dono di quel figlio di cui, dice il Papa, lui ha avuto il coraggio di portare la paternità legale, cioè si è caricato del figlio di Dio e di Maria Santissima. Perché volevo assolutamente il sogno di San Giuseppe? Ma, carissimi, volevo il sogno di San Giuseppe, non tanto del Bottani in sé, che questo mi piace tanto, ma perché la fede nostra è fatta di incubi e di superstizioni. Noi continuiamo a raccontare, guardate, la gente che incontrate o che verrà a parlare al sacerdote, se sogna qualcosa, non viene mai perché dice: ho fatto un sogno stupendo, che ha risolto le mie agitazioni d'animo, ma verrà e dice: ho sognato questa cosa bruttissima, mi succederà qualcosa, perché è più credibile sempre il male, è più credibile sempre ciò che suggestiona il nostro cuore verso la sconfitta. Ecco, invece, un bel sogno, finalmente, bisogna un po' aprire gli occhi alla grazia, perché qua si vende infelicità e si millanta inferno, come diceva la famosa scrittrice, il vostro inferno, no? Che Oriana Fallaci, tanto lo vendicavamo, questo termine. E allora ce l'ha dato per nostro, ci disse: il vostro inferno. Poi, nella fattispecie, nella citazione, non sono d'accordo nella circostanza, ma è interessante che tante volte ci siamo fatti conoscere per questo. No, Giuseppe d'inferno non ne passa, un grande dolore, una meditazione tutta solitaria, e deve accettare se questa donna con bambino, prefissata nel suo sogno con un angelo che dà le due spiegazioni, dice a Giuseppe cosa fare e chi è veramente Maria Santissima, e Giuseppe prenderà questa decisione con poco. È un bellissimo termine che c'è proprio nella lettera, il Papa inizia proprio così: nei Vangeli di Giuseppe si dice poco,
Molto interessante. Guardate, parla Gesù poco nei Vangeli. La Madonna quasi nulla, di Giuseppe si dice poco. E la nostra storia è legata a questa santa famiglia. Che cosa significa? Beh, significa che prima o poi ci sta accettare il suggerimento della testa, però vi ricordo anche una cosa, che prima o poi bisogna coinvolgere il cuore. In ebraico questo problema non sussisteva, perché lev, cuore, è centro di tutta la personalità. Lo abbiamo già spiegato all'inizio del Vangelo di Marco. Invece, dopo il dualismo platonico, noi diciamo testa e cuore. Però vi dico anche una cosa, cari fratelli, quando la testa non suggerisce più niente, niente, e abbiamo i nostri cari nel letto che non dicono più cose sensate, neanche a noi che siamo i loro figli, probabilmente non finisce neanche la comunicazione, però, perché cuore a cuore la persona continua a rispondere. Quindi noi diamo tanta importanza alla testa, di fatto è la prima che si può compromettere e gli studi psicologici oggi ne hanno da vendere. Qual è la verità che dice la testa che tu puoi prendere come un assioma? Quale? L'ho scientificamente provato? Allora vi dico questo, era scientificamente provato all'inizio del secolo scorso che coloro che soffrivano di un disturbo, così chiamato allora, dell'orientamento della vita, erano malati. Oggi non esiste più nel DSM-5. Quindi che cosa vuol dire? Noi diciamo è scientificamente provato, allora deve essere provato oggi come domani. Era scientificamente provato che con una dieta mediterranea si poteva campare 150 anni. Oggi non è scientificamente provato. Oggi, siccome l'uomo è diventato sedentario, si dirà che se uno mangia lardo tutte le mattine probabilmente andrà ad infartar, come dicono gli spagnoli. Allora, carissimi, che cos'è scientificamente provato? Non lo so, se non lo sapete voi. E io so una cosa, che scientificamente provato è che l'uomo esiste, vive e muore. Su questo noi siamo tutti d'accordo. E se vuole, fa della sua vita un sogno anziché un incubo. Noi a volte l'incubo lo scegliamo profondamente, perché tutto è sbagliato, tutto è un agire contra, soprattutto contro i fratelli. Se avessimo agito contro, diciamo, come hanno fatto la Madonna e San Giuseppe, contro le grandi potenze, perché appena nasce il bambino crea problemi, devono fuggire in Egitto, se no il bambino gli viene ucciso, non riescono a trovare posto, non è che chiamano nessuno a Betlemme e dice guarda, sai chi siamo, no, non è che fai posto per noi, e ci risponde una persona potente, sai, per te c'è sempre un tavolo. Non ce n'era. E allora, guardate, i suggerimenti della testa sono molto, molto interessanti e vanno considerati, ma vanno filtrati. A un certo punto, tant'è vero che voi ricorderete la debacle della giustizia davanti a nostro Signore stesso, innocente, quando Pilato, questa mezza figura, possiamo dire una specie di Don Rodrigo dei tribunali, dirà al Signore: ma cosa stai facendo? Tu ti stai battendo per la verità. Ma che cos'è la verità? Come dire, ti stai impicciando di una cosa che non interessa a nessuno, al mondo non interessa. E naturalmente il Signore non risponde, e invece dirà: e io invece sto cercando, prima, ha detto prima, adoratori in spirito e verità. Cioè prendere per verità anche le cose belle, non le cose brutte. Però noi siamo abituati oggi a una televisione che grida. Per i diritti, per esempio, si grida. E poi mi è stato insegnato dai miei docenti di diritto, questo possono rispondere anche tutti i giureconsulti in civile, non solo in canonico,
che le battaglie si fanno per i diritti e per i doveri, perché a ogni diritto corrisponde un dovere di una persona e a ogni dovere di una persona corrisponde un mio diritto. Si è persa la reciprocità. Questa reciprocità, che era impossibile tra Giuseppe e Maria, è risanata dalla bontà di entrambi. Quindi quando due persone sono belle, quando due persone sono grandi, quando due persone non dicono nulla, non mica vanno a sfogarsi nel bar o al circolo degli scacchi, a seconda, diciamo, della posizione sociale, vivono intensamente tra di loro, tanto che a Giuseppe fiorirà il bastone, come Mosè portava il bastone, come l'augurio è stato quello natalizio che germogliasse il bastone di Jesse, a Giuseppe fiorisce il bastone. È proprio un'altra cosa, dal secco dell'umanità, del niente, finalmente ci sarà un nuovo germoglio. E voglio dirla con Pascal, sapete, c'è tanta luce per chi vuole vedere e c'è tanto buio per chi vuole ignorare. Ognuno di noi deve fare una scelta. Certamente i problemi della grandezza della vita o le bellezze della grandezza della vita a un certo punto sono da mettersi davanti per essere orientati alla gioia e alla pace. Ecco, in quest'anno di San Giuseppe il Papa non ha voluto più la linea dogmatica, ma ci ha detto patris corde. Cosa ha preso Gesù da Giuseppe? Il cuore di un padre. Il cuore di un padre cosa fa? A due figli, mettiamo. Perché difende anche quello delinquente che gliel'hanno arrestato, che gli sta creando problemi? Perché? Perché agisce con un cuore di padre. Perché un padre giustifica. Infatti nella Sacra Scrittura l'accusatore è Satana. Dio, nella persona di Gesù, come è chiamato? Nostro avvocato presso il padre. Vedete che abbiamo insegnato anche una religione che non sta in piedi. Detta dalla testa, ma non presa dall'ascolto. E invece ci disse il Signore, proprio nel battesimo e come anche nella trasfigurazione, questo è il mio figlio, ascoltatelo, ha qualcosa da dirvi, ha da dire a questo cuore che avete agitato, che viene bloccato oggi con tante melatonine o serotonine, eccetera, questo cuore che non ce l'ha fatta poi a reggere l'incubo. E invece bisogna tornare ad un sogno. Ecco, io vi auguro che nell'anno di San Giuseppe questo sia un bel regalo che il Signore vi può fare, farvi sognare di nuovo una vita bella, bella. Certo, ci vuole l'impegno di tutti, ci vuole l'impegno di tanti e ci vuole anche di bloccare il male, perché il male agisce togliendo bellezza alla vita degli altri, spessissime volte. Buona serata.